non vuoi che viene un grande amico, che i cammini miei c'hai, tu vuoi stare in Belgio, mi scippano, fanno, mi viene giorno, e te vattene pure. Pace e grazie, non ci ha abbandonato al centano. Che a Napoli, solo quando viene Cocco Papa, è venuto tutta la munizia a Napoli. Quando sei piazza per Placita, è venuto tuo papa, tu gli devi non so 50 milioni di fiori spennettene. Napoli è bella, la città più bella che c'è stata del mondo. Li mi apprezzava Napoli, però li metteva 30 a merda per i politici. Questo vuol dire chi? Voglio fare tu che vuoi. Questo è l'amianto che sta in via Castagnola a San Giovanni a Teduccia, residenza di San Giorgio a Cremano. L'hai fatto vedere al presidente della regione? Presidente, questo volevo far vedere questa fotografia che si trova a via Castagnola, questo l'amianto che sta qui sopra. Soltanto le autorità. L'amianto questo? Sì, sì. È già stato accertato? Si è accertato di essere tolto. Questo sta a via Castagnola, questo è il corso San Giovanni in via Castagnola. E questo è l'amianto. E questo sappiamo che è micidiale questa roba. Se non è stata fatta luce, fate subito sopra loro. Sì, come. Aiutus, Livientis, Arvarus. Arrasso ce l'ha ogni male, e da mala morte ci può essere libera. Ehi, aveva da fare un terremoto. San Gennaro. Non c'è da sciogliere, sono da sciogliere i laghi, mare. I ricavi da 500 euro al mese, 500 euro, 600 euro, sono a Ferrarini. San Gennaro, pesca bene, tiene bello. Per Napoli in particolare San Gennaro può fare qualunque miracolo, ma Napoli non cambierà mai. Sì, così la casa oriente in Mariana, oh maraviglia chi lo va. No, è un popolo, diciamo così, alla pulcinella, basta che si balla, si canta e si mangia. Poco se ne frega. Bisogna vedere San Gennaro cosa ne pensa. Perché se quello si offende, si indispettisce, non fa più miracoli. Armandì, noi a Napoli cambiamo solo di miracoli. Domani 21 settembre è festa a Salerno, San Matteo. Bene. Io sono di Salerno e volevo cogliere l'occasione per chiederle se sarà presente, anche per mettere fine, diciamo, a questa lunga polemica, perché io seguo sempre il sindaco De Luca in TV sulla sua TV e sulla TV locale. Vabbè, mi è scappato. Che dice Napoli-centrismo, è sempre colpa di Napoli, la regione, ci taglia. I salernitani, mi creda, sono convinti che Napoli sia questo mostro. I dati sono oggettivi, nel senso che Salerno è tra le città più finanziate della regione Campania e più finanziata per esempio di Napoli. Quindi da questo punto di vista dovrebbe arrabbiarsi il sindaco di Napoli, non il sindaco di Salerno, però... tutto ai politici, i nostri amministratori, ma adesso voglio chiedere qualcosa a San Matteo, se mi fa la grazia o di morire, o di farmi andare a lavorare, o addirittura di andarmi in pensione. Per dire due domande, vero? Due, non ci prende due domande. No, non mi parecchi amici miei, chi è morto, chi si è separato con la moglie, abbiamo fatto tutti quanti una brutta fine. È vero. I salernitani sono come a San Matteo, hanno due facce, una avanti e una dietro. E certo, pure io, certo, è che sarà fra voi, i salernitani. Salernitani e napoletani siamo uguali, con chi corre come a noi. De Luca non c'è,
No, no, perché se abbia di colla dopo mezzo che non si lavora la piazza e si dovrà ci sale di tanto. Vincerebbe domenica. Massimo anche la promozione.